Quello che ho fatto stamattina l'ho sentito come un dovere che ho condiviso sia con il questore che con il comandante della finanza. Voi sapete che c'è una tessitura, un idem sentire molto forte tra forze dell'ordine e prefettura qui a Piacenza, e questo è un dato veramente spontaneo e condiviso tra di noi umanamente ed emotivamente, prima ancora che a livello istituzionale. Io ho ritenuto giusto, non facendo vetrina ma testimonianza, dare un segno della vicinanza dei carabinieri che hanno messo a rischio la propria vita per la sicurezza della comunità piacentina. Come stanno i militari? Allora, sono molto rinfrancato di averli visti di persona, ho potuto parlare con loro, i ragazzi sono consapevoli che stanotte è successo, ma uno di loro dice che è l'ottava volta che faceva un inseguimento di questo tipo, quindi il rischio vive insieme a loro, accanto a loro, ed è io questo che volevo, per il quale, motivo per cui volevo ringraziarli e soprattutto comunicare alla popolazione che le nostre divise rischiano ogni giorno e il rischio gli vive accanto, ma loro quasi non se ne rendono conto, perché per loro fare sicurezza è un mandato che viene da dentro. Ho visto le persone motivatissime, ma soprattutto contente poi di vedersi riconoscere qualche cosa che non è soltanto forma, ma è anche sostanza, quando il prefetto, questore e comandante della finanza insieme vengono a dare un grazie a nome della comunità. Prefetto, in questo momento magari non facile quando si parla di sicurezza e tutto il resto con i cittadini, invece i cittadini sono molto vicini alle forze dell'ordine, questo è un aspetto positivo. Io credo che il concetto di sicurezza sia, c'è una vicinanza psicologica, perché colui che tutela i tuoi beni, la tua vita, necessariamente è visto come amico, però io vorrei andare oltre questo meccanismo psicologico e segnalare il dato oggettivo del quanto fanno davvero. Ecco perché io ogni volta, invece di segnalare tanto un evento che è stato, il cui danno è stato ridotto per l'intervento delle forze dell'ordine, mi piace segnalare l'evento che non è successo e non è accaduto, che certo, rischia di cadere nel dimenticatoio grazie all'attività quotidiana è normale delle forze dell'ordine. Spero di non aver dato un concetto molto troppo complicato alla radio, però voglio dire, prima, stare prima ed applaudirli prima, quando si rischia che nessuno se ne accorga del tanto che fanno, secondo me serve a tirare sul morale delle forze dell'ordine, piuttosto che dopo, quando magari viene acciuffato il ladro, ma a costo di grandi danni e grandi problemi per la comunità. Ecco, questo è il segnale. Ieri non è successo niente, ringraziando il cielo, perché i danni sono limitati dei ragazzi, però voglio dire, la prevenzione è proprio l'arma per la serenità di una comunità. E quindi grazie per questa testimonianza che ci ha dato questa mattina, riportando anche la testimonianza sicuramente di un inseguimento molto pericoloso avvenuto questa notte che ha visto protagonisti questi carabinieri. Se voi chiederete la dinamica, vi renderete conto che poi la macchina, una volta che i carabinieri erano fermi, è andata proditoriamente contro l'auto dei carabinieri, quindi pensate certo, il rischio di quello che poteva succedere stanotte, e riflettiamo su quello che fanno ogni giorno i nostri uomini con la divisa.